Radio Lombardia, una canzone direi adatta per introdurre la prossima pagina. Inizio a salutare i nostri ospiti che sono collegati via Skype e sono Ivano Savioni, autore del libro Ho ucciso Maurizio Gucci, la mai raccontata storia, che dovrebbe essere insieme agli avvocati Mauro De Martino e Ombretta Fapulli. E poi c'è anche Gabriele Moroni, collega, giornalista del giorno. Un saluto collettivo perché mi dicono dalla regia che siete insieme. Benvenute via Skype. Buongiorno. Anzi, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, e io parto da Ivano Savioni, che appunto ha scritto un libro per raccontare la propria verità. Dico anche, a beneficio degli ascoltatori, che lei ha scontato una quindicina di anni in carcere per concorso nell'omicidio di Maurizio Gucci. E quando ha deciso di scrivere questo volume per raccontare, come dicevo, la sua verità, che non coincide con quella che è stata scritta, no, dalla giustizia italiana? Beh, non mi sembra proprio. Comunque il libro, la decisione di scriverlo risale a circa un anno fa. Ecco, come mai ha deciso però di scriverlo, oltre a dirci quando ha iniziato? Per chiarire una volta per tutte la verità, cioè le cose come sono andate, perché ne hanno scritte di tutti i colori, cose che assurde proprio, no? E quindi giusto appunto per chiarire le cose come in realtà sono andate. Non è che io ho scritto, voglio dire, la mia verità. Io ho scritto la verità di come sono andate le cose, di come si sono svolti i fatti. Ecco, il suo libro ha un indice in realtà molto sintetico e il primo capitolo si intitola La mia prima vita. Posso chiederle com'era, com'è stata? La mia prima vita è come la vita di tante altre persone, insomma. Sono nato da una famiglia, diciamo, fra virgolette, normale. Sono cresciuto come tanti altri bambini, poi ragazzi, eccetera. Assolutamente nessuno, neanche fra i miei antenati, hanno avuto, diciamo, l'esperienza, hanno fatto l'esperienza che ho fatto io, quindi del carcere. Diciamo che sono l'unica bestia rara, ecco, diciamo. Ecco, prima di dare la parola al collega Gabriele Moroni, il secondo capitolo è appunto La mia seconda vita, trattino l'omicidio e poi The End, perché da quel momento davvero c'è un volta pagina e non solo in senso letterario. Esatto, penso che... No, voglio raccontarmi, Dano. Moroni, perché... Allora, Gabriele Moroni, diciamo che questa è stata una delle ultime grandi storie noir che sono state vissute da Milano. Aiutaci a inquadrare ancora una volta quali sono, secondo te, gli elementi, tu le seguite ovviamente per il giorno, ingredienti che la rendono tale. Ma direi che è veramente l'ultimo grande romanzo popolare che ha avuto Milano, l'ultima, non una delle ultime, ma proprio l'ultima grande storia noir vissuta dalla metropoli, perché c'è dentro tutto, c'è l'odio, l'amore, la rivalità, la cupidigia, il denaro, l'interesse e la gelosia. La storia credo che la ricordiamo tutti, noi la ricordiamo chi come me per motivi professionali, anche non dovrei dirlo, anagrafici, e chi comunque l'ha vissuta, perché appunto per i motivi che si dicevano prima è stata una storia tramandata che è entrata dalla cronaca agli annali diciamo criminali di una certa Milano. Patrizia Reggiani, accusata e condannata come mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, nome squillante di una grande dinastia di stilisti, è un nome tanto grande che quando Maurizio cade abbattuto da quei quattro colpi di 7,65 nell'androne del suo ufficio
uffici di Via Palestro al numero 20, si pensa a grandi scenari internazionali, si parla di un grande debito, si parla di contratti in Giappone, si parla di un grande progetto in Svizzera che avrebbe compreso anche un casinò. E in realtà la storia è più, non dico più modesta, ma più semplice. Patrizia Reggiani è stata condannata come mandante per odio e per gelosia del marito, e condannata per aver arruolato questa batteria un po' singolare, anche un po' strampalata, mi scuserà Ivano che mi sta ascoltando, di presunti complici. Ecco, uso presunti perché occorre dire che Ivano Savioni ha sempre rifiutato la taccia di organizzatore, di procacciatore della batteria dei killer, e ripete questa verità nel suo libro, così come l'uomo accusato e condannato come chi materialmente sparò a Maurizio Gucci, Benedetto Ciaraulo ha sempre negato di essere il killer che agì quella mattina di marzo del 95. Ecco, Gabriele, possiamo anche dire che è una storia che ha attraversato più generazioni di lettori questa volta. Ma certamente, il fatto stesso che siamo qui a parlarne, e non è una notorietà, una fama rinverdita soltanto dal recente film di Ridley Scott, che so che a molti dei protagonisti veri non è piaciuto molto, ma proprio perché è stata tramandata. Perché si tramandano le grandi storie? Perché sono transgenerazionali, vengono passati da una generazione all'altra, non rimangono confinati nella sabbia del quotidiano che si consuma tutti i giorni, ma entrano nei libri, entrano nelle ricostruzioni televisive, entrano nelle fiction, entrano nei film, e sono storie che si tramandano proprio perché sono grandi storie, storie nere, ma grandi storie. Ecco, poi ci torniamo su questo punto. Vado un attimo da Ivano Savioni, perché prima di raccontare ancora del suo libro, allora, lei è stato intervistato da Gabriele Moroni e ha dichiarato: Giuseppina Auriemma era la zia della migliore amica di mia moglie. Pensai che era un'occasione per portare via un centinaio di milioni di lire a una che aveva i miliardi. Insomma, ci sta dicendo che per lei davvero questa vicenda doveva essere concludersi come un bidone invece di finire in tragedia. Assolutamente sì, nel modo più assoluto. C'è da dire una cosa, che quei dubbi poi se li porta dietro anche la Corte d'Assise, che parlandosi chiaramente, un omicidio di questo tipo che ha alle spalle una premeditazione, dei motivi sostanzialmente futili come quelli del pagamento di una somma di denaro, generalmente si chiude con la condanna all'ergastolo, che in effetti era stata all'epoca la richiesta della Procura della Repubblica. In realtà due corti d'assise, poi anche la stessa Cassazione, che bene o male ha dato un imprimatur al verdetto, in realtà nel diversificare queste posizioni, per esempio nel concetto delle attenuanti generiche, se da un lato non sono arrivate al punto di riconoscere il fatto che a un certo punto in realtà la cosa sia degenerata rispetto a quello che era il programma iniziale, certamente questo è un dubbio che è rimasto, che chi legge la sentenza, chiaramente la sentenza è una mattonata di 1000 pagine, noi nel libro ne abbiamo comunque lasciato delle tracce, degli estratti della sentenza, sono dubbi che non una ma due corti d'assise hanno in qualche modo rilanciato, anche perché, detto chiaramente, il fatto che l'omicidio di Gucci sia stato qualcosa di realmente inaspettato nasce anche dal fatto che bene o male la somma, i famosi 600 milioni che poi i concorrenti del reato bene o male sono divisi, erano già stati pagati. Quindi a quel punto chiedersi perché e per come è capitata questa cosa, visto che meno male tutti se ne sarebbero potuti andare a casa tranquilli e contenti, una verità che probabilmente uno dei concorrenti, che è quello che non c'è più, cioè
Orazio Cicala si è portato nella tomba, perché è una delle tesi che lancia anche il libro, che in realtà una parte della banda, cioè sostanzialmente Cicala, è forse Ceraulo laddove lo si consideri poi l'esecutore materiale, siano andati avanti, ma perché sono andati avanti? Perché probabilmente Cicala, che era un po' l'anello debole di tutta questa congrega di personaggi, era una persona fortemente ricattata con delle forti esposizioni debitorie, per cui in un certo senso l'idea che possa avere tra virgolette appaltato un affare di questo tipo chiaramente avrebbe potuto consentire di spremere molti ulteriori soldi alla Reggiani è una tesi quantomeno plausibile. Ripeto, la Corte d'Assise non la mette nero su bianco, però leggendo tra le righe quella sentenza che gli stessi giudici popolari abbiano avuto più di un dubbio sul fatto che le cose fossero andate come effettivamente sono andate, in controluce si legge, e il libro bene o male questa problematica in qualche modo la rilancia. Ringrazio per questa puntualizzazione. E Ivano Savioni, allora, l'ultimo capitolo è, dopo la mia terza vita alla prigione, si intitola La mia quarta vita, la libertà. Libertà che però è stata ostacolata, perché lei scrive che il legislatore italiano si è premurato di mettere una serie di pali e paletti, come quasi per tagliare fuori, diciamo, dal circuito economico chi esce dal carcere, rendendo più difficoltoso il ritorno in società. È una cosa che ha vissuto sulla sua pelle, insomma. Ma è un messaggio che lancia, perché insomma qualcuno... Beh, è una cosa che non ho vissuto solo io sulla mia pelle, ma tutti quelli che escono da carcere, e la realtà purtroppo è questa qua. Ecco, lei scrive che ha superato questa difficoltà grazie a una rete comunque di amicizie che era riuscito a mantenere in vita, che aveva continuato a coltivare anche da dentro il carcere. Diciamo che sì, in parte sì, ma grazie naturalmente anche alla famiglia, insomma, che in qualche modo mi hanno comunque nei limiti del possibile mi hanno comunque dato una mano, mi hanno aiutato, insomma, e anche grazie anche a qualche buon amico, insomma, no? Ecco, però il problema è chi non ha diciamo queste possibilità, le possibilità che ho avuto io, questo è una persona che è destinata a ritornare in carcere, è questo che non va, è questo che non funziona. Quindi bisogna comunque salvaguardare uno spazio entro il quale ci si possa ricostruire entro i limiti di legalità una vita libera. Gabriele Moroni, volevo domandarti come ultima cosa, entro quali limiti secondo te una storia di cronaca nera, in questo caso è così drammatica, può essere romanzata? Citavamo l'esempio del film di Ridley Scott, citavamo l'altra verità che per Ivano Savioni è la verità. La cronaca nera in sé è già un romanzo, proprio perché racchiude al suo interno gli elementi fondanti della vita, il vivere, il morire, l'interesse, la rivalità, l'odio, l'amore, proprio i sentimenti estremi, i sentimenti basilari. Non per niente Dostoevskij, quando era a Firenze, passava le sue giornate alla Biblioteca Nazionale sfogliando le meroteche, e cosa cercava? Non le novelle, cercava le notizie di cronaca nera, in fondo. Diritto e castigo, cos'è se non un grande giallo? Sappiamo dall'inizio che lo studente Raskolnikov è l'assassino, un po' come certi film di Hitchcock, sappiamo subito chi è l'assassino e siamo lì col fiato sospeso tutte le volte che lo vediamo arrivare alle spalle della possibile vittima, e quindi sappiamo che l'assassino della vecchia usuraia di Delitto e Castigo è il giovane studente, confesserà, ecco il giallo. Giallo che ha intrigato anche uno dei massimi scrittori della letteratura mondiale, proprio perché nella cronaca nera c'è tutto. Non so se augurare a Ivano un altro film, magari un film con la sua consulenza, che forse sarebbe più aderente alla realtà cronachistica e storica di quanto accaduto quel giorno di marzo del 1995.
5. Lascio la provocazione a Ivano e i suoi avvocati, poi semmai ne riparleremo. E allora ci salutiamo con questo saluto, un po' anche un invito che rimane così in sospeso. E grazie Gabriele Moroni, collega del giorno. Grazie a chi ci ha ascoltati. Grazie Ivano Savioni, ricordo autore del libro Ucciso, Maurizio Gucci, La mai raccontata storia. Grazie agli avvocati Mauro De Martino e Umbretta Fapulli per questa chiacchierata. Grazie a voi. Buona serata. Adesso diamo la linea al GR con Filippo Colombo. Lombardia News.